È già vigilia di match tra Fiorentina e Pandori, una gara che potrebbe proiettare quasi definitivamente i viola verso il prossimo turno di Europa League. Vincenzo Montella e Norberto Murara Neto parlano in conferenza. Allora, noi teniamo moltissimo a questa competizione. Domani abbiamo la possibilità di ipotecarla con una vittoria. Al contempo credo che scenderà in campo la squadra migliore rispetto alla partita di domani. Semplicemente questo. Con Rossi abbiamo parlato tante volte, è un giocatore che va gestito e va gestito sempre e soprattutto in questi momenti, perché poi la prossima settimana abbiamo partite ancora sulla carta più impegnative, quindi in qualche modo risposto, quindi sarà contento Rialti così non sbaglia la formazione. Alexandra, la televisione DG Sport, mister le sta domandando che impressione le ha fatto la squadra fino a questo, giustamente la Panduri fino a questo istante, pensando che non hanno perso neanche un match. La sua impressione? Sì, no, è una squadra che non è retorica, gioca meglio fuori casa. E il suo raggiungimento dell'Europa League a gironi l'ha ottenuto con squadre in trasferta, ha ottenuto migliori risultati, migliori in trasferta, quindi sicuramente è una squadra che gioca molto meglio in trasferta, una squadra molto equilibrata, non ha grandissime eccellenze, insomma una squadra nel senso che è una squadra molto equilibrata anche nei valori, organizzata, quindi è una partita difficile come tante altre a questi livelli, non si può pensare di sottovalutare nessun avversario. Come riuscirete, come state riuscendo a gestire questo entusiasmo e questa euforia, questa carica, e appunto quali possono essere i rischi della partita di domani contro il Panduri? Grazie. Io penso che la stiamo gestendo nella miglior maniera possibile. Oggi è mercoledì, abbiamo giocato domenica, da lunedì in poi sapevamo che avevamo questa partita di domani e siamo concentrati. È una competizione in quale sappiamo la importanza, la teniamo molto e siamo molto concentrati per la partita di domani. Quello che è passato lasciamo dietro, siamo contenti per la vittoria, però domani c'è un'altra partita. Hai fatto molti interventi buoni, però l'intervento su Marchisio è stato decisivo, che ha tenuto in vita la Fiorentina in quel momento e poi da lì c'è stata questa cavalcata. È stato forse l'intervento più difficile che hai fatto da quando sei arrivato a Firenze, o anche quello più importante per te dal punto di vista del morale? Secondo me è stato magari un intervento importante a livello della partita, a livello di come eravamo messi nella partita, perdevamo e poi prendere il terzo gol sarebbe difficile. Però è importante che la squadra è riuscita a reagire bene e sono contento anche di poter aiutare i compagni, di poter aiutare la squadra. Secondo me questo è il più importante, è quello che lavoriamo ogni giorno per poter riuscire a fare in ogni partita. Secondo me questo è stato importante per la partita e complimenti anche ai ragazzi che sono riusciti a cambiare la situazione. Una cosa che tu vuoi migliorare e che ancora devi fare un passo avanti. Io sono sempre stato convinto, dal momento che sono arrivato a Firenze, sono sempre stato convinto che potevo e volevo sempre essere titolare al Fiorentina. La questione è opportunità, ora ho l'opportunità di avere questa continuità e spero sempre di poter dimostrare ogni giorno il meglio possibile. Però per questo, secondo me, io sono sempre stato convinto. E è questo. Migliorare secondo me tutti i giorni, tutti i giocatori devono migliorare, se andiamo a chiedere a un giocatore di 35-36 anni, lui vorrà migliorare, io non è diverso con me. Tu hai sempre detto a me non piace cambiare molto, anche se poi in realtà nella globalità tu sei abituato a utilizzare molti tuoi uomini, però non ti piace cambiare molto tutti insieme. Però alla luce di quello che hai detto adesso, poi c'è Pizarro squalificato, Ambrosino infortunato, è lecito pensare domani di vedere a 5 giocatori nuovi in formazione e per te sarebbe già, dico, un bel cambiamento oppure no? Sì, io credo che il numero giusto, che si avvicina a quello giusto, sia di un giocatore nuovo per reparto, però la considerazione ulteriore è proprio questa, che magari ci possa essere inconsciamente dell'appagamento. L'allenatore non lo posso cambiare, se no mi cambierei anch'io non lo posso fare, e quindi la valutazione verrà fatta anche su queste basi.